Oggi ci colleghiamo con l'onorevole Franco Picarone, consigliere regionale e presidente della commissione bilancio. Ben trovato. Grazie, onorevole. Buongiorno a voi e a tutti i vostri telespettatori. Allora, ci siamo visti qualche mese fa ad Agropoli, proprio in una trasmissione di Cilento Channel, dove parlavamo appunto dell'argomento spinoso, insomma, che da anni affligge un po' il territorio di Agropoli, ovvero l'ospedale civile. Di questi giorni la notizia della Regione Campania, che ha avviato un piano di riorganizzazione proprio dei posti letto, delle terapie intensive e subintensive. Infatti il nosocomio agropolese passa da 6 a 18 e parliamo del reparto speciale, quindi reparto Covid. Quello che un po' ci siamo detti proprio l'ultima volta che ci siamo visti ad Agropoli, onorevole. Vabbè, diciamo che siamo in perfetta coerenza con le cose che ci siamo detti, con le cose che avevamo detto, a testimonianza che non diciamo sciocchezze, soprattutto diamo informazioni corrette ai cittadini. L'ospedale di Agropoli è in testa ai nostri pensieri. Come diciamo, è proprio il DEA che strategicamente è un DEA su cui la regione punta. Ovviamente la funzione che è stata attribuita a suo tempo di ospedale Covid all'ospedale di Agropoli ha consentito di fare degli investimenti e quindi di dotare questa struttura di terapie intensive. Nel momento in cui abbiamo fatto questa richiesta, oggi abbiamo il riscontro che questa richiesta è stata accettata e quindi sostanzialmente abbiamo 12 posti di subintensiva che all'occorrenza possono diventare, in quanto già dotate, diciamo, di tutte le caratteristiche per esserlo, di diventare posti di terapia intensiva. Quindi avere un ospedale con una potenzialità di questo tipo significa offrire servizi di grande prospettiva al territorio, perché poi non è che la situazione sarà sempre una situazione Covid, e in ogni caso diciamo che Agropoli ha una dotazione oggi di infrastrutture e di personale che lo rende un ospedale su cui la regione punta e che non è quella cosa che abbiamo ereditato, che non si poteva guardare quando siamo arrivati, insomma, sostanzialmente nel 2015, ed è in coerenza con l'idea che ha avuto sempre la Regione Campania di puntare su questo distretto e di puntare sull'ospedale di Agropoli. Si parla però che per i prossimi 3 anni l'ospedale di Agropoli, insomma, che ha questo reparto speciale Covid, possa durare appunto per 3 annualità ancora in questo contesto. Insomma, lei che notizie ci può dare? Cioè, io mi auguro che il Covid finisca. Mi auguro che il Covid finisca al più presto e che possano essere riprese a pieno titolo tutte le funzioni di assistenza sanitaria ospedaliera ai cittadini, perché noi abbiamo bisogno di una sanità che ritorni nell'ordinario. Ovviamente questo dipende dall'andamento della pandemia, su cui la Regione ha lavorato bene per contenerla, devo dire. Ovviamente noi abbiamo fatto, e anche questa è una notizia che demmo, noi proprio ad Agropoli venni a fare una trasmissione con voi in cui parlammo delle 2 delibere che aveva fatto l'ASL che avrebbero consentito l'assunzione di circa 200 medici attraverso l'attivazione della procedura. È proprio notizia di pochi giorni fa, cioè del 2 maggio, che la seconda delibera che prevedeva oltre 100 medici di varie specializzazioni è stata pubblicata finalmente nel BURC della Regione Campania, e quindi possiamo procedere per entrambe le delibere al reclutamento di personale, quindi all'attivazione delle procedure. È una cosa molto importante, perché per uscire fuori anche da questo contesto dobbiamo avere personale sanitario e personale medico a disposizione, e questo è uno dei cruci che abbiamo. Onorevole, merito a quello che ha detto poc'anzi, e cioè il grave problema della mancanza di personale medico ed infermieristico, è proprio di qualche giorno fa un comunicato della FIALS Salerno che denuncia, insomma, proprio da parte dei lavoratori, insomma, dell'ospedale di Agropoli, turni massacranti e quindi non c'è un ricambio anche per quanto riguarda le ferie, eccetera, eccetera. Quindi che cosa possiamo dire da questo punto di vista? Io ho fatto quel riferimento. Il riferimento che ho fatto alla situazione, diciamo, di difficoltà
noi abbiamo con il Covid e con la pandemia una situazione di difficoltà nel paese e abbiamo una situazione più pesante in Campania per quelle cose che ho detto, fondi minori, blocco delle assunzioni, anzi uscita di personale senza ricambio del turnover per oltre 10 anni, ovviamente riattivazione di tutto questo, però è chiaro che scontiamo difficoltà in tutta la Campania maggiori, che sono del territorio nazionale perché il Covid ha concentrato risorse che sono state estratte dalle attività ordinarie. Ovviamente c'è da stringere i denti in questa fase, sapendo che abbiamo fatto pochi giorni fa un concorso per l'emergenza, quindi per i medici che devono stare in pronto soccorso, non ha risposto nessuno. Cioè la gente, diciamo, il governo si deve porre il problema di come incentivare alcune specializzazioni mediche, altrimenti noi fra poco nei pronto soccorso non avremo più personale. Sono stato protagonista insieme al Movimento 5 Stelle di una mozione che consentiva di utilizzare anche personale specializzato o specializzando, cioè medici che in specializzazione e medici di altre discipline in via transitoria per poter dare i servizi di pronto soccorso, perché la situazione è veramente drammatica. È un quadro preoccupante perché c'è anche il problema del numero chiuso, ci sta il problema che su alcune specializzazioni di trincea i medici non vogliono andare perché non sono incentivati. Diciamo che alcune cose che sono nella nostra disponibilità le facciamo, quelle che sono la disponibilità del governo richiedono un'attenzione da parte di tutte le forze politiche e una battaglia a Roma. L'emergenza sanitaria è terminata, ma il Covid resta, ritornando sempre all'ospedale civile di Agropoli, con questo aumento dei posti letto, che cosa potrà diventare, ecco, la struttura una volta terminata la pandemia, insomma, cioè l'emergenza, tra virgolette, da Covid-19? Quella struttura, una volta per tutte, ecco, sarà riconvertita, avrà una specialistica, visto e considerato che ha trattato il Covid per diverso tempo, il pronto soccorso come viene inquadrato nel futuro? Guardi, io innanzitutto mi dà l'occasione per dare un plauso a tutto il personale che è stato impegnato finora in questa emergenza Covid, perché l'ospedale di Agropoli si è segnalato in maniera qualitativamente importante, perché ha fatto non soltanto accoglienza, diciamo, rispetto ai ricoveri, è stata un'accoglienza di qualità. Direi che ha fatto anche un lavoro di supporto per quello che riguarda le infusioni, per esempio per gli anticorpi monoclonali. Insomma, si è lavorato ad alto livello, a dimostrazione che si può fare questo lavoro sul territorio. Credo che tutto questo che si sta facendo su Agropoli, i sacrifici che stanno facendo anche il personale impegnato nella struttura, non andranno vani e saranno utili sicuramente per le future funzioni dell'ospedale, su cui ci impegneremo alla stessa stregua di quello che abbiamo fatto finora. Penso che i cittadini di Agropoli possono guardare con fiducia alla prospettiva di questa struttura.